Ciao a tutti, oggi video leggerissimo, molto tranquillo, divertente, spensierato rispetto ad altri mattoni che vi ho elargito in passato. Facciamo qualcosa che su YouTube va molto, vedo fare, tutto sommato credo che mi diverta. Un room tour, com'è che si chiama? Il giro della stanza, vi mostro casa mia, cioè non tutta la casa, solo la mia stanza, ma dici poco, insomma, è bella, eh. Quindi, niente, andiamo subito, molto leggero, partiamo da qualcosa di cui vado molto orgoglioso. Il mio impianto, la TV nuova di Zecca, dell'anno scorso, con il mio impianto Dolby Surround 4K, se si stanno guardando Frankenstein Junior di Mel Brooks, fantastico. Poi ai lati della TV potete vedere queste meravigliose stampe, Sposa Cadavere, Joker di Ledger, e qui il Joker, madonna, ecco qua il Joker di Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton. Sono delle stampe che ho comprato, mi sembra, a Pizzighettone, a una fiera, a qualche fiera del fantasy, o Lunato del Garda, non mi ricordo, una qualche fiera così, molto simpatica, metà tra il medievale e il fantasy, super divertente. Ah, poi non, oltre a quella c'è anche l'altra stampa di una nave di Avatar, e le tengo in giro perché sono davvero meravigliose. Poi insomma, beh, qui le chaise longue sulla quale godersi tutti i bei film che guardo, e insomma, bellissimo, questo quindi è l'angolo cinematografico con le casse, la TV, le chaise longue e tutto, poi un po' di arredamento, un tappeto, altro, il tappeto che mi ha fatto la texture per, come si chiama, la bellezza, uno dei miei primi video, e poi belle le candele, elementi di arredamento vari, cose simpatiche. Poi niente, qui abbiamo una cassettiera che chiude tutti i miei più aberranti segreti, che non vedrete mai. Là c'è un palloncino che vedete con questa A, che è reduce di una qualche festa di compleanno di diversi anni fa, non si è mai sgonfiato, a differenza delle altre due lettere L e E, è rimasto lì e lo tengo ancora lì perché è simpatico. Poi niente, il mio letto con sotto un altro letto per quando ospiti, e la mia scrivania, ecco qui la mia scrivania, già forse c'è qualcosa di più interessante. Adesso forse non mi vedete, mi tolgo un attimo, vedete, faccio vedere le cose. Ho cercato di lasciare tutto più o meno come quotidianamente, senza insomma camuffare la realtà. Boh, qui ho l'orologio da polso, l'orologio da taschino, gli auricolari e boh, il telecomando per accendere e spegnere la luce. Poi le cuffie con cui lavoro ai video, pensavo anzi di cambiarle in futuro perché vorrei aumentare un segnalibro, aumentare un po' la qualità. Poi niente, delle forbici, una penna, i libri che sto leggendo in questo periodo, che sono delle storie dei Dubliners di James Joyce e Mastro Don Gesualdo di Verga. Ah, poi la settimana enigmistica, io non so, non credo di averlo mai detto sul canale, ma sono un vero appassionato della settimana enigmistica, la adoro. Poi vabbè, qui sotto è ho un paio di cose, ho l'interfaccia audio che uso per registrare i video, e anche il treppiede su cui montare la videocamera, dei post-it, e qua un paio di taccuini che uso per annotarmi le cose, i pensieri che mi vengono. Poi qua ho sempre portato esercizi di pronuncia per imparare questa dannata dizione che ho iniziato a studiare più di un anno fa e che ho imparato solo in parte. Poi infine qua su questo disordinatissimo puffo ho delle mascherine a varie assortite e un ombrello, le chiavi di casa e il focus. L'ho citato un paio di volte il focus in qualche video, sono abbonato, lo prendo, ricevo tutti i mesi e mi piace molto. Ah, poi da sotto la TV, non l'ho fatto vedere, c'è una PlayStation 3 che non uso. Se qualcuno è interessato a comprarla mi contatti, no, sto scherzando, però è vero, non la uso mai. Invece ciò che volevo mostrarvi oggi, all'interno, oltre, sì, certo, questa panoramica sulla stanza, come è fatta, come è carina, tra l'altro si vede, no, è un sottotetto, una soffitta, una mansarda. Un'occhiata ai libri e poi in particolare una sezione che mi dà strane sensazioni, ecco, la sensazione, la sezione del fantasy, dove ci sono i gadget, i libri, Harry Potter, il Signore degli Anelli, Hunger Games e tutto e quant'altro, no? Cose che mi hanno appassionato per tanti anni, fra le medie e l'inizio delle superiori, ma le quali adesso mi interessano davvero poco, che però rimangono con una certa aria di nostalgia. Prima un'occhiata ai libri, ci sono un paio di cose di cui vado molto fiero. Ho qua una sezione di libri tutti su Kubrick, ne ho 6 libri su Kubrick, biografie, analisi, spiegazioni, esegesi, varie cose, e qui dietro una sezione di libri di Oscar Wilde, De Profundis, Ritratto di Dorian Gray, ovviamente, Il Principe Felice, La Casa di Melograni, altre raccolte di racconti che ho amato. E poi boh, niente, un po' di libri assortiti, ho Storia Perfetta dell'Errore di Roberto Mercadini, è una lettura molto carina e piacevole. Non ho ancora acquistato il suo Bomba Atomica,
poi boh, Kierkegaard, Nietzsche, Capra, poi... Ah sì, ho Arcipelago Gulag di Solzhenitsyn, perché l'ho interpretato, questo personaggio in uno spettacolo teatrale, quindi mi ero un po' informato. Gli ultimi libri che abbia letto, i più recenti, Uno nessuno è 100.000, Il processo di Kafka, Il Tumulto a Pascal, La guida galattica per gli autostoppisti... Poi insomma questi sono i più recenti che abbia letto. Invece qui appunto arriviamo alla sezione del fantasy e del giallo. Io sono un amante sfegatato del giallo. Ho letto tutto ciò che esiste di Sherlock Holmes, scritto da Conan Doyle, e anche da Andrew Lane, tutta la saga degli Young Sherlock Holmes, che è molto carina e apprezzabile. E poi un po' di Agatha Christie e vabbè, tanti altri, Simenon e altri, Wallace, comunque un sacco di giallo. Poi qui appunto arriviamo al fantasy. Il fantasy ho Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, Silmarillion, Le avventure di Tom Bombadil. Poi ho i primi tre Percy Jackson, ma non sono mai andato oltre perché mi hanno annoiato. Poi ho la trilogia di Hunger Games, che invece ho divorato con famelica voglia. Ho La caduta dello Zentir, il libro di Kal-El, insomma l'ho letto, carino, ma nulla di eccezionale. E dietro Harry Potter, insomma ho tutti e sette libri della prima edizione italiana Salani con le copertine originali, ho questa ciofeca della maledizione dell'erede e i tre libri della biblioteca di Hogwarts, quindi Le fiabe di Beelzebub, Il quindici attraverso i secoli, Gli animali fantastici, oltre poi ad alcune edizioni speciali in lingua inglese a tema casate, come potete ben vedere. E poi ho in esposizione aperta solo tre gadget, come potete vedere, i miei tre gadget preferiti. Prima tutta la mensola era coperta di gadget, adesso solo, ho tenuto solo questi, i più belli che io abbia: la spada di Godric Grifondoro, fedelissima all'originale anche se non ufficiale della Warner, Pungolo, che adoro, e il deluminatore della Noble Collection. Invece, aprendo questo scaffale, troviamo un po' di altra roba molto simpatica. E non vi faccio vedere tutto, voglio solo darvi un'idea, non sono così feticista. Allora, abbiamo la fiaschetta di Alastor Moody, che mi è stata regalata per un Natale o compleanno da dei miei vecchi amici. Lo snaso, il boccino, l'ossofast. Questo è il Quintuped, un animale fantastico che c'è nelle enciclopedie che non conosce nessuno. Poi, questa la versione Noble Collection della mappa del Malandrino, una cosa meravigliosa. Meravigliosa, stupenda. Dietro c'è una stampa di Harry Potter e l'Ordine della Fenice, mi sembra, e il baule del Quidditch. Ma la vera punta di diamante della mia collezione sono le bacchette. Ne ho tre di Noble Collection, che sono questa e queste due, e sono Horace Lumacorno, Giovane Silente, la bacchetta creata per Animali Fantastici e Crimini di Grindelwald, e Newt Scamander. Poi insomma ho altre bacchette, ho Tonks, Krum, Ginny, Piton, Bellatrix, Lupin, la McGranite, la bacchetta di Sambuco, ne ho diverse altre di varianti qualità, un paio forse non bellissime, le altre comunque, anche se non della Nobel, davvero interessanti e piacevoli. Poi ho qualche altro gadget sfuso qui dentro, in questa scatola di Harry Potter che mima la valigia di Animali Fantastici, e insomma lì dentro c'è il libro delle bacchette, cose molto simpatiche. Quindi nulla, questa è la mia stanza, questi sono i miei gadget, i miei oggettini, e come vi dicevo oggi il video è leggero, leggerissimo, non fosse che c'è un piccolo discorso da fare. Eh sì, un piccolo discorso da fare di grandissima importanza. Tutto questo si chiama feticismo. Sì, feticismo, ossessione, maniacale attrazione per gli oggetti in quanto indicano appartenenze. Noi crediamo, tramite gli oggetti e le affiliazioni di una persona, di poter comprendere quella persona. Se una persona vota un certo partito, noi presumiamo di dedurne anche il carattere. Se una persona guarda certi film, presumiamo di conoscere i suoi interessi. Se una persona si riempie di gadget di Harry Potter, presumiamo di poter dire come si comporta nella vita. Se una persona legge Nietzsche, altrettanto. Questo si chiama feticismo, questo è un modo di pensare e di vivere che è stereotipico, che va per etichette. Questo è la presunzione deterministica di poter dedurre l'essenza di una persona, l'individualità imprevedibile e irrazionale di qualcuno, a partire da delle manifestazioni estrinseche delle sue appartenenze, appartenenza a un fandom, a una filosofia, a un modo di vivere, a una politica, a una religione, insomma tutto questo, il rompere, il far vedere simboli della propria personalità, come collanine, gadget, libri, film, scrivanie, focus, riviste, e tutt'altro e quant'altro, tutto questo si chiama stereotipizzare, significa
agire per discriminazione, per stereotipo. Ah, tu sei uno di quelli che legge Focus, tu sei uno di quelli che fa la settimana enigmistica, tu leggi Kierkegaard e Miguel de Cervantes e quindi sarai fatto così, cosà e cosà. Questo è l'orrore che troviamo sui social, che troviamo sull'internet, dove la comunicazione, in quanto deve essere anche intrattenimento, deve essere anche piacevole, deve agire per simboli, e i simboli sono appartenenze. Io appartengo ai fan di Harry Potter. No, perché quello che vedete non è quello che sono. Infatti io quei gadget non li aprivo da anni, non li guardo da anni. Che cosa dice questo di me? Che odio il fantasy? No, che ho amato il fantasy? Forse, ma se mi fossero stati regalati, se appartenessero a mio fratello o mio cugino? Insomma, le persone che pretendono sui social e in generale nella vita di farsi conoscere dagli altri, di descrivere se stessi tramite appartenenze, sono gay, sono lesbico, sono questo, sono quest'altro, sono di destra, sono di sinistra, sono nichilista, sono attivista, sono passivo, sono qualsiasi altra cosa, sono persone che mentono, che falsificano se stesse di fronte agli altri, perché descrivono se stessi tramite appartenenze, ergo approssimazioni. Perché qualsiasi ordine di persone, gruppo, schieramento o parrocchia che esista già prima di noi, come può essere il fascismo, il marxismo o Harry Potter, non potranno mai essere pedissequamente identici a noi. E dunque noi perdiamo parte di noi stessi ascrivendoci a partiti più grandi, indossando simboli appunto, rimarcando le nostre appartenenze. Perdiamo quei dettagli, quelle piccole variazioni, quelle piccole diversità che abbiamo noi come individui dalla corrente già costituita, appunto per poterci descrivere più facilmente. Solo che questa è un'azione di falsificazione. Non bisogna presentare se stessi in base ad appartenenze, ma descrivere se stessi in quanto tali, in quanto persone, e non per appartenenze. Perché sacrificando quei dettagli che ci rendono diversi dall'appartenenza, perché quanti sono i cristiani che non credono in tutto ciò che dice la Bibbia, quanti sono i cristiani che però credono in Gesù e in Dio ma non danno nessun ascolto alla Chiesa, quanti sono i cristiani e fedeli di una religione che dicono di credere ma non praticano, quando però la dottrina in cui credono dice anche di praticare. Insomma, sacrificare quella parte di diversità da una dottrina solo per facilitare la comunicazione e pretendere di esserci descritti di fronte agli altri significa rinunciare a quelle piccole minuzie che ci rendono diversi dagli altri. Ascriversi a un partito, a una chiesa, a una parrocchia, a un'appartenenza di qualsiasi genere, farlo tramite i simboli che sono astrazioni e dunque generalizzazioni, distrugge le micro sfumature e i dettagli che ci rendono persone vere, che ci rendono individui. Dunque io mai più dirò che sono di questo o di quel gruppo, perché i gruppi distruggono l'individuo, falsificano l'esistenza di una persona semplicemente col pretesto di descriverla meglio.